Buonasera signori ascoltatori, di dove siete, da ogni parte, da ogni luogo dove raggiunge Radio Sirius, che diciamo dall'Islanda all'Antartide ormai abbiamo coperto tutto, quindi il globo è sotto di noi e quindi siamo qui nella trasmissione dell'autore Miro Cortini, che sono io, e la trasmissione è di che cosa stiamo parlando. Siamo al gennaio del 2018, vogliamo iniziare alla grande, e l'ultima trasmissione con il nostro amico Ugo, che è in regia, e lo ringrazio di darmi questa opportunità assieme al signor Rosario, che è il signor Sirius, ok, di darmi questa opportunità, perché mi sono perso, adesso vabbè, è lo stesso. Comunque volevo dire, no, ecco, il richiamo all'ultima trasmissione è questo: abbiamo tentato in maniera poi leggermente anche improvvisata, ma qualcosina avevamo scritto, io e Ugo abbiamo fatto un tentativo di trasmissione un po' spalleggiandoci e un po' rimandandoci delle argomentazioni, dove ognuno diceva la sua, e chiaramente io sono il conduttore, la gestisco più che altro io, però con un'ottima spalla che ho incontrato in Ugo, e quindi do la parola a lui, perché questo è un tentativo di miniserie dei nuovi compari, così l'abbiamo definita. Però questa volta qui, purtroppo per problemi di lavoro reciproco, che purtroppo qui facciamo del volontariato, lo sapete benissimo amici di Radio Science, qui non ci paga nessuno, la pubblicità latita, e chi volesse invece investire su Radio Science sa che farebbe un ottimo investimento per il futuro, e questo lo ribadisco, quindi a chi ci ascolta che vuole mettersi in contatto con la nostra rete commerciale lo può fare, i numeri ci sono, e vi aspettiamo numerosi. Bene, detto questo, io passo la parola alla regia, quindi a Ugo, ma a tutta la regia, che ti aggiorna sulle ultimissime ANSA o ADN Cronos, quello che è, perché vogliamo fare una cosa sempre, hic et nunc, dicevano i latini, qui ed ora, sul presente, sul pezzo, essere sempre sulla notizia e su quello fare il nostro argomentare, che magari è di altro genere, di altro tipo rispetto alle notizie che girano, però è importantissimo essere sempre, comunque, aggiornati, perché questo è Radio Sirius. Ok, vai Ugo. Grazie Miro e buonasera a tutto il popolo di Radio Sirius, o meglio, al condominio, come piace dire appunto al nostro Sirius. Guarda, mi spiace dover aprire la trasmissione di oggi, che è la prima dell'anno, correggimi se sbaglio. Certo. E con una brutta notizia, una notizia triste, almeno a me personalmente mi è abbastanza intristito. Purtroppo ci ha lasciato la cantante Dolores O'Riordan, i più la ricorderanno perché è cantante del gruppo dei Cranberries, ha fatto pezzi storici tra cui Zombie negli anni 90, metà anni 90. La notizia è fresca, appena giunta dal suo sito dell'ANSA. Ci ha lasciato. Scusa l'ignoranza, questi Cranberries, di cui io conosco il nome, ma non so esattamente la tipologia musicale, cioè che musica fanno? Lo faranno ancora comunque. Beh, si può dire un genere, un rock alternativo, passando poi da un Celtic rock, visto che loro sono irlandesi, quindi magari hanno sempre comunque, come dire, sfruttato un po' anche il folklore che la loro bella terra fornisce. Comunque, come dicevo, spiace per questa notizia, perché oltre che spiace sempre a prescindere quando qualcuno ci lascia così prematuramente, che sia una persona, un VIP o no, ci mancherebbe, più che altro perché comunque la cantante, da che so io, però non è che ero proprio sul pezzo, non pare avesse qualche malattia o qualcosa del genere, e io vi dico quello che leggo tramite il sito dell'ANSA. Gli aveva fatto annullare un tour per problemi di salute, ma non in maniera abbastanza generale, non parla nello specifico. Posso dirvi solo che purtroppo ci ha lasciato prematuramente, perché è giovanissima, 46enne, quindi molto, una bella voce a mio avviso. Io non posso certamente dire di essere uno di quelli che era un assiduo ascoltatore dei Cranberries, però ovviamente le loro canzoni più famose, come appunto Zombie, le ho ascoltate, comunque le ascoltavo.
ripeto, dispiace, condoglianze ovviamente alla È sempre una famiglia, perdita, è è sempre una sempre una perda perdita. comunque, per carità. Altre notizie, non mi va di dare notizie spiacevoli dopo questo, ovviamente, anche perché No, già ce ne sono no, fin no, troppe nel mondo, grazie, ci grazie, mancherebbe, basta, ma grazie. non ci sono notizie particolari da, come dire, solo brutte notizie si trovano in giro. Come detto, voglio Ai, 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 evitare, voglio, ai, ai, ai. preferisco tranquillamente evitare, per ora almeno. Poi se. Allora chiediamo alla regia, scusa che ti interrompo, chiediamo alla regia di fare un giro almeno sulla fine ironia del sito Spinoza, dove tutti possono mandare dei piccoli, non so se sia Twitter o quale social usino, però insomma il sito Spinoza ci possono scrivere tutti delle battute di solito sulla politica, di solito, ma anche in generale sull'attualità. E sono battute molto spiritose e finalmente si vede il cuore bello degli italiani, che alla fine poi è scanzonato, goliardico e di fine ironia, perché la cultura non ci manca, la storia. E anche un po' appunto l'atteggiamento scanzonatorio e iconoclasta, direi, per usare una parola precisa, come quelli che parlano bene parlano di iconoclastia e di atteggiamento antimitologico, cioè quello che secondo me è molto importante, io mi sento così, la mia storia lo testimonia, anche se non mi conoscete, ma poi andando avanti con le trasmissioni conoscerete un po' la mia storia e il mio atteggiamento, il mio approccio, diciamo, ai fenomeni, alla cultura, all'attualità. Ecco, un atteggiamento aideologico, a sta per privativo in latino, la nostra lingua dei padri, diciamo, non è la nostra lingua madre, attenzione, è la lingua dei padri, perché la nostra lingua madre in Italia per tutti noi sono i dialetti, quelli che impariamo in casa. Quella è la lingua madre, attenzione. E non sono io che lo dico, me lo diceva il grande Italo Calvino, che ha fatto uno studio grandioso sulle favole italiane e quindi sulle favole dialettali, la tradizione orale. Ha fatto uno studio incredibile, profondissimo e estesissimo su tutte le tradizioni orali favolistiche italiane e confermato dagli studi invece proprio semiologici, cioè di analisi del segno, dei significati etimologici di Pierpaolo Pasolini, che ha riconfermato la potenza e la grandezza dei dialetti, che sono molto più vicini alle cose della casa, appunto, no? La lingua madre, la lingua delle cose normali, che attraverso una battuta dialettale, e questo nel mio dialetto, ma anche nel napoletano, nel veneziano. E attenzione, non tutte le zone d'Italia hanno un dialetto, i dialetti si riconnotano per la loro scrittura, per la scrittura, quelli sono i dialetti, le altre sono delle vulgate. Mi dispiace parlare con la regia in questo momento che è di Modena, ecco, Modena e molta parte dell'Emilia non ha un dialetto, compresa Bologna, anche se loro poi si credono e dicono tante robe, ma non hanno un dialetto perché la loro tradizione è una vulgata, cioè è una Parli? tradizione pura. Tu Sì, parli per dimmi. invidia. Ovviamente sto scherzando. È Sei di verissimo, è parte. verissimo. Gli emiliani sono più ricchi dei romagnoli e quindi c'è un'invidia grandissima. Non c'è dubbio. E poi Maranello ce l'avete voi, io non ce l'ho. Però c'ho un po' di piloti, compreso il mio Dovi, il mio Dovi che abita a 3 km da casa mia, che mi sembra piuttosto bravino, Io anche se la preferisco moto Valentino è fatta a Rossi. Bologna dalla Ducati, però il pilota è romagnolissimo e mi sembra che come tradizione di piloti romagnoli, se vogliamo parlare Ce ne anche avete del mio tanti. amico personale, perché abbiamo fatto la scuola insieme, Loris Reggiani, ormai dimenticato, Io me lo perché ricordo. prima di Capirossi. Terzo secondo, però insomma mi sembra che qualche trofeo se l'è portato, visto che su Italia 1 ancora lo fanno parlare ed è un amico personale, era un amico personale perché abbiamo la stessa età e abbiamo fatto la scuola insieme qui in Forlì, in Forum Livi, Ma il foro il di Livio. dottore dove lo vuoi mettere? Il dottor Balanzone te lo tieni in te, No, guarda, beh, il non mi interessa. Valentino Rossi è, per carità, non si può non menzionare Valentino Rossi. No, Beh, Valentino dottore. Rossi, guarda caso, è proprio al limite della Romagna, eh? Attenzione.
tu lo senti parlare, sembra uno di cattolico. Era romagnolo. No, non è romagnolo perché è al confine, purtroppo Tavuglia è ancora Marche, ma scendi giù da Tavuglia verso il mare, 7 chilometri finisce la Romagna. È il Monte Feltro che è diviso in due, lo so benissimo perché ho fatto l'università a Urbino, e quindi io da Tavuglia ci passavo sempre con la mia moto, ero lì, qui, cioè la terra di donne e motori, questo lo diceva Fellini, la Marcordo, cioè, non è che mi invento io la storia. Gioie e dolori. E tanti dolori anche, sì, perché le donne, cioè, possono portare amori ma anche dolori, purtroppo è così, ma è così per tutti, anche per le donne verso gli uomini, ci mancherebbe, la parità assolutamente va riconfermata, io non sto a dire niente, perché l'hanno cercata loro e l'hanno anche pagata tutta, secondo me, perché questa parità abbastanza. Purtroppo, e qui andiamo a toccare un nervo scoperto, e qui mi faccio serio, perché è una cosa molto delicata, molto particolare. Le donne che hanno fatto la storia del femminismo, ma siamo, io non mi piace mai parlare degli ismi, perché come ti dicevo, Ugo, che ne parlavamo assieme l'altro giorno, gli ismi sono sempre delle deviazioni dall'idea originaria, sono delle aberrazioni, sono sempre delle cose, perché uno su tutti il massimalismo. Massimalismo, che è il maggior rappresentante, anche questo è nato a Dovia, si chiamava così, l'antica Predappio, e sappiamo di chi stiamo parlando, di un certo signore che si chiamava Benito, 15 chilometri da casa mia. Quindi vediamo un po' la Romagna, insomma, qualcosina, no? Cioè, vogliamo parlare di un certo Pascoli, ma non per le poesie, lasciamo stare, la cavallina torna, vede colui che non ritorna, cioè, Romagna, dolce solatia, dolce paese, bla bla bla, tutte queste robine. Il signor Pascoli, e qui mi faccio serio ancora, no, stavamo parlando di donne, ma dopo riprendo Pascoli. Le donne, purtroppo, con tutti gli sforzi che hanno fatto, le battaglie femministe, io ero un ragazzo, me lo ricordo bene, che giravano per le strade con il segno delle mani unite, che significava simbolicamente l'organo genitale femminile, e quindi e urlavano, insomma, nel senso di rivendicare la propria appartenenza di genere, no? Quindi tanto rispetto per tutte le battaglie che hanno fatto, perché sono state battaglie di civiltà, assolutamente, perché da lì poi è venuto fuori il diritto della legge 104, l'interruzione della gravidanza, che non era stupidaggine, che era una cosa dolorosissima per ogni donna, dolorosissima, ripeto, non è mai una scelta facile, non è mai una scelta a cuor leggero, ma dipende dalle condizioni socio-economiche e dal fatto che con quella legge lì almeno si è tagliato via completamente tutto il mercato nero, ma nero, nero veramente, delle mammane che con dei ferri addirittura con cui ci fanno le calze, uccidevano il feto e provocavano l'aborto con delle misture di prezzemolo e di altre spezie che erano micidiali e favorivano l'espulsione del feto, una cosa mostruosa. Gente che è morta dissanguata, signori miei, dissanguate, donne morte dissanguate, questi sono dati di fatto che non si possono dimenticare. Quindi chi mi parla, chi mi dice, e qui torniamo alla politica, chi mi dice che Lemma Bonino ha fatto più danni di Occurto, quello di cui nell'ultima trasmissione abbiamo felicemente detto se n'è andato uno dei maggiori criminali della storia recente d'Italia. Qualcuno ha detto ha fatto più danni Lemma Bonino con la legge dell'aborto. Cioè, questa è una cosa mostruosa, è una cosa abominevole, ma indicibile proprio, indicibile, non si può neanche pronunciare. Io non so chi l'abbia detto, non mi interessa mai, non mi interessa mai, ma il fatto che sia stato pubblicato questa cosa qui già di per sé è gravissimo. Come? Cioè, lei, poveretta, la signora Bonino, che ha fatto anche del bene, mi sembra, perché a livello di azione contro per salvare i rifugiati politici in giro per il mondo, lei sapete che vive
in Egitto. Lei ha la sua abitazione e penso anche la residenza in Egitto, perché con tutto il suo lavorio per il Medio Oriente, per rinfrancare i popoli, è stata, c'è chi dice che ha anche ispirato in qualche modo, anche se lontanamente, le primavere arabe. Insomma, voglio dire, cioè, ha incitato i musulmani, quindi una cultura completamente diversa dalla nostra, a ribellarsi alle dittature. E poi, va bene, non hanno portato a niente, poi tutto un gioco di rimandi tra chi deve vendere armi, chi deve fare guerre, va bene, lasciamo stare, la cosa si complica, non è questo il dossier del momento. Però ecco, in ogni caso, questa è una cosa mostruosa che è stata detta a una donna anziana, malata, fra l'altro, malata, perché non a caso si presenta sempre con una specie di turbante in testa, non perché fare della scena o cose di questo genere, perché fa la chemioterapia la signora, purtroppo. Quindi, ecco, veramente, poi che adesso che abbia, si sia messa ancora in politica, si sia alleata con il signor Renzi e il PD, va bene, non sto a giudicare, non mi interessa, però storicamente non si può negare il lavoro che ha fatto lei e tutte le donne assieme a lei per rinfrancare la propria personalità, la propria identità di genere. E quant'altro. Quindi un lavoro molto grosso, importante a livello culturale, civile, che ha fatto crescere l'Italia. Scusatemi, suona il telefono l'altro, ma non c'entra. La mamma che cerca il figlio, scusate, questa è vita in diretta, questa è vita in diretta, quindi non è che vi racconto favole. Bene, questo per dirvi tutta questa cosa qui, che ecco, tutto questo lavorio delle donne. Che si sono difese, no? Da tante cose gravi che l'uomo ha fatto verso di loro. Vogliamo ricordare che fino a 20 anni fa, mi pare, 20 anni fa circa, il delitto d'onore non era perseguibile penalmente, ragazzi. Cioè uno trovava la moglie in casa o comunque in un albergo con un amante. Poteva anche ucciderla oppure comunque separarla, sbeffeggiarla di fronte al mondo e non aveva nulla perché era un delitto d'onore. D'onore? Qual è l'onore? L'onore è quello che porta certe persone che vengono elette dal popolo a chiamarsi onorevoli. Allora. Su questa cosa qui, e questa è una radice della politica, secondo me, portatrici di onore, sono portatori di onore questi, prima di tutto, si chiamano onorevoli. E se questo non fanno, non solo devono essere radiati dalla politica e secondo me anche dai pubblici uffici, interdetti ai pubblici uffici. Se uno fa corruzione, ha a che fare con la mafia, o anche addirittura, secondo me, cambia casacca perché tradisce il mandato del suo elettorato. Quindi non è una persona presentabile, non è una persona affidabile e quindi secondo me non deve avere a che fare con tutto quello che è pubblico. Perché mi insegnano i latini, la res publica, la cosa pubblica è una cosa sacra per loro, sacra. Chi ha le mani in pasto nella res publica, i senatori romani, erano portatori di onore. Poi la corruzione c'era già allora, certo, ma mancherebbe. Vogliamo dire una delle radici dei mali d'Italia che secondo me è attorno all'idea di mafia allargata e non la approfondiamo, nasce da dove secondo voi? Dal nepotismo dei Cesari, cioè dal familismo. Cioè dal fatto che io sono in situazione di potere, io senatore, metto in quella situazione commerciale o piuttosto che nella compravendita di navi per Amalfi, piuttosto che per Pisa e non so che, ci metto i miei familiari perché io voglio avere potere su quella situazione lì e anche guadagnarci. Ecco, la radice del male italiano è puramente questa cosa qua, il nepotismo dei Cesari. Da qui viene l'idea di mafia, del familismo mafioso e della famiglia palermitana, ok? Questo è.
Quindi attenzione a parlare di onorevoli, attenzione a parlare di mafia, perché se non si sa la storia, l'evoluzione e l'inveramento nel costume politico e civile italiano, non si può parlare, signori miei, non si può fare politica se non si sanno queste cose qui, se non si sa la storia recente. Cioè il fatto è questo, assolutamente, è una cosa che abbiamo condiviso con la regia, tutta la regia, cioè la difesa della Costituzione, signori miei, perché questa è il fiore, vero fiore all'occhiello d'Italia. Noi con il diritto romano abbiamo insegnato le leggi nel mondo, la difesa della proprietà, che viene insegnato anche a Saigon piuttosto che a Shanghai, e ci vanno i migliori giuristi napoletani, perché la giurisprudenza napoletana è la migliore al mondo, ok? Poi vabbè, ci sono anche quella bolognese, l'alma mater studiorum, adesso se no Ugo, che è un emiliano, devo stare attento a parlare Di male. adozione. Però ecco, per dirvi, signori miei, spero che veramente mi ascoltiate numerosi, ma non perché sono io che dico cose, io sono semplicemente un trasferitore di informazione. Chi fa radio fa questa roba qua. Trasferitore di informazioni, un facilitatore di processi di pensiero. Questo facciamo noi con il nostro piccolo lavoro di Radio Science. Cerchiamo di portare alle persone informazioni, modalità per approcciare ai fenomeni, alle cose, in modo che autonomamente, scegliendo e anche ascoltandoci, si fanno un'idea e poi da soli si creano una convinzione. Noi non siamo qui per convincere nessuno di nulla, siamo qui per trasferire informazioni e lo facciamo anche attraverso l'ANSA o le notizie del momento, e se Ugo ha qualcosa io gli ripasso la parola molto volentieri da dirci sul pezzo, perché intanto rifaccio un po' il mio giro mentale e vado avanti col discorso che volevo fare. Hai qualcosa da dirci, caro Ugo? Guarda, nulla di che, la notizia, come avevo dato all'inizio, chiedo scusa, sulla Prego. scomparsa improvvisa, perché è avvenuta proprio in maniera improvvisa della cantante dei Cranberries, si riservano per ora di dare ulteriori informazioni riguardo alle motivazioni, al motivo, cioè una cosa è stata da come mai. L'informazione è stata dettata dall'agenzia stessa, di cui faceva parte la cantante, quindi il gruppo dei Cranberries. Per ora non traspare nient'altro. Ovviamente si saprà qualcosa di più magari nelle prossime ore, prossimi giorni, ma per ora non c'è Certamente. nulla. Per quanto Ho riguarda capito. altre informazioni di rilievo, come ho detto, ce ne sarebbero troppe, come dire, di rilievo. Sceglie una, dai, la meno peggio, La via. meno La meno peggio, peggio. bene, la meno peggio si può dire che sia questa qua. Lega, Salvini, riaprire le case chiuse. Ah, beh, insomma, mi Beh, sembra tassare un la argomento piuttosto. prostituzione. Beh, sì, mi sembra un argomento piuttosto grande, Io dico che sono piuttosto vasto. anche d'accordo. Per quanto io non sia a favore di Salvini o della Lega in sé, che sia chiaro, Vabbè, è di così principio, diciamo, però vero? diciamo che non sarebbe male. Secondo me potremmo risolvere una discreta fetta dei debiti dell'Italia. Non vorrei No, esagerare, adesso però. forse no, perché quello è il problema dell'emersione dell'illecito che qui in Italia purtroppo mi viene da dire, ma è ovunque, ovunque, però purtroppo i casi più gravi e più eclatanti ci sono da Ancona in giù. Che devo dire? Non voglio dar mica ragione a Salvini, però di fatto sono dati statistici che insomma, non pagare tasse, l'evasione, insomma, purtroppo nel sud è. Ma perché? Perché nel sud cosa c'è incistato? Perché al sud va via i giovani? Perché al sud non c'è lavoro? Perché tante robe? Perché non parte un turismo di livello come noi? Poi poveretti romagnoli abbiamo fatto il mondo con la nostra riviera, che voglio dire, non è mica le costiere salentine o la costiera amalfitana. O alcune zone del Trapanese che sono stupende, stupende, ma non c'è sviluppato il turismo. Perché? Per come? Come mai?
Ma sono loro che non hanno voglia di lavorare? Ma per favore, ma cosa ti stiamo raccontando? Ma di che cosa stiamo parlando veramente? Per ritornare alla nostra, al titolo della nostra trasmissione. Ma io sono stato in Sicilia, l'ho girata con un lavoratore, con un manager che aveva tantissimi clienti in tutte le province, che parlava la lingua sicula perché era il papà di Messina e vabbè, tutto quanto. Voi non vi rendete conto di quanto lavorino? Io parlo dei siciliani perché quelli li ho visti lavorare proprio, ma i siculi, se hanno qualcosa di loro su di se stessi, e l'ho già detto in un'altra trasmissione, parlando proprio di Sicilia, ritorno a parlare di Sicilia, perché la Sicilia mica è un caso che sia un fulcro importante anche a livello politico, perché si dice che chi vince le elezioni in Sicilia poi dopo si ritroverà anche a Roma con gli stessi numeri? Perché la Sicilia è un universo, è un continente, come dicono loro, svariato e vario. Beh, comunque, insomma, non mi fate parlare, dire quanto lavorano i siciliani, perché sono dei lavoratori indefessi. Non c'è un veneziano che gli sta dietro, garantito. Ve lo dico io che li ho visti lavorare. Nell'edilizia, non parliamo di meccanici, ingegneristi, edilizia, una roba basica. Dove devi muovere le manine e la cazzuola e via andare. Ecco, vabbè, lasciamo stare. E torniamo al discorso, scusate, al discorso di prima, parlavo delle donne, e quindi ecco, tutto quel lavorino, poi cosa salta fuori? Questi ammassamenti di donne, l'acido in faccia, l'uomo che è messo all'angolo, e parlo di maschi, ok? Messi all'angolo, non sono più capaci di gestire la relazione con donne indipendenti che hanno la loro personalità, la loro carriera lavorativa, i loro soldini, non devono dipendere più dal marito e quindi hanno anche le loro scelte, voglio dire, indipendenti, erotiche, sessuali e quant'altro. Ok? E l'uomo all'angolo si sente schiacciato da certe personalità femminili e guarda caso dopo vai a vedere, a leggere di solito le persone uccise erano persone con una personalità forte che l'uomo non riusciva a gestire, quindi la uccide, cioè siamo ritornati all'età della pietra, no? E quindi c'è, cioè, veramente ci sono dei delitti efferati da età della pietra mostruosi nei confronti delle donne. E poi salta fuori tutta questa storia di lasciamo un nome di riferimento, l'orco, Weinstein, ma salta fuori che le donne sono sempre state ricattate da sempre per la sessualità, per ottenere un posto di lavoro a fronte di una prestazione sessuale. Insomma, non dico che non succede anche ai maschi, attenzione, succede anche ai maschi, ma molto, molto, molto meno. E quindi, cioè, non è cambiato nulla, nonostante tutti gli sforzi della nostra signora, mi sfugge il nome adesso, la compagna di Pannella per intenderci, aiutami Ugo il nome, che si è fondata anche il suo partito È di cui Mabonino. parlavo, Bobboni, non mi veniva in questo momento, scusa, può succedere, no? Quando uno Tutto può parla un po' a ruota succedere. libera, parla a ruota libera, voglio dire, non ho messo nulla di scritto, sto andando veramente a braccio e così. Quindi torniamo al discorso di riferimento che doveva essere un discorso fantapolitico, ma evidentemente non c'è spazio neanche per l'ironia ormai e per essere divertenti, scanzonati e goliardici. Non c'è tempo e non c'è spazio. Sì, ci sono i siti tipo Spinoza, tipo come si chiama la trasmissione radio, molto carina anche quella, che riporta i Twitter delle persone su personaggi politici, mi sembra proprio Cancelletto, insomma, cioè una cosa del genere, cioè, verso le 6 o 7, che riportano battute di italiani, cittadini italiani, sulla politica, sulle cose della politica, guarda. Abbastanza divertente, graffiante, abbastanza graffiante, perché l'italiano quando vuole mi riesce a essere anche abbastanza molto, molto ironico, molto, molto polemico, ma nel suo essere polemico anche appunto abbastanza anche raffinato nel suo diciamo, si diceva negli anni 70,
nel suo denudare il re, cioè il re è nudo, si diceva ai nostri tempi, ed erano gli anarchici che lo dicevano, c'era un magazine, Re Nudo, io lo comprai, lo lessi, il re è nudo, era anche una canzone di cui ha riportato, o comunque ne ha parlato tanto il cantante genovese Aiutami, famosissimo, che è stato rapito in Sardegna, sua moglie Dori Ghezzi, Aiutami, non mi viene il nome, vedi, i nomi più importanti non mi vengono. De André. Vabbè, esatto, Fabrizio De André. Il mitico Fabrizio De André. Il mitico, perché è veramente un grande, veramente un grande. Io ho avuto l'occasione di vederlo dal vivo, una persona piegata e piagata dal dolore, dai pensieri, dal suo essere veramente dentro al dolore dell'umanità. Scusami se ti interrompo, Miro. Sì, oltretutto, sì. Pochi giorni fa è stata l'anniversario della sua morte, anche. Ah, è scomparso l'11 gennaio. Lui scomparve l'11 gennaio del 99. Io ti dico che mi sono commosso. Io mi sono commosso alla morte di, magari con questa cosa qui, forse con questa cosa qui possiamo anche raggiungere il cuore, le emozioni di alcuni dei nostri ascoltatori, alla morte di Fabrizio De André, alla morte di Pino Daniele, perché è morto male, morto che poteva essere salvato per un problema al cuore, abitava lontano dalla casa clinica e non ce l'hanno fatta a salvarlo perché un infarto lo ha schiantato. E poi anche il fondatore del Teatro Canzone, un grandissimo, direi forse più grande di questi due, e dico, mi espongo tantissimo, perché a livello musicale e a livello di come parolieri sono grandissimi, sia De André che Pino Daniele, però secondo me il signor Giorgio Gaber, aveva qualcosa di più, e io l'ho visto tante volte nel Teatro Canzone, in giro per l'Italia, e il suo lavoro, perché lì c'era un lavoro, una pianificazione di educazione alla politica e alla critica politica veramente profonda. Vi ricordate tutti la famosa canzone La libertà è partecipazione, no? Ecco, qui torniamo al fulcro, direi, al cuore nobile della politica. La libertà, signori miei, è partecipazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che la libertà è una conquista, è un percorso personale. Non credo più ai giochini della politica, di qualunque parte sia, che sia quella del fascio o della comune, per intenderci, no? Dove tutti insieme noi camicie nere, tutti insieme noi compagni, ma noi chi? La libertà è un percorso individuale, periglioso, direbbe Omero, cioè difficilissimo, e in solitudine. La conquisti mano a mano, passo a passo, con la tua crescita personale, la libertà. Ma se questa non la traduci, essendo noi animali sociali, animali però, attenzione, animali è la base, ma sociali, quindi gruppali, le scimmie che cosa sono? Noi veniamo da lì, mi dispiace per i signori che credono alla creazione, ma insomma io credo più a Darwin, che ci devo fare, sarò malato, sarò pazzo, rinchiudetemi o toglietemi la luce degli occhi come hanno fatto con Galileo. E non voglio dire chi, cosa, come, quando, però insomma era qualcuno che si fregiava del nome di infallibile, cioè qualcuno che siede nel trono in Vaticano. Bene? Questi per me, assieme al discorso mafia, sono delle cose che non hanno fatto crescere l'Italia. E questa è la mia opinione, che la dichiaro qui apertamente. Bene. Detto questo, la libertà è partecipazione. Se non la coniughiamo, la libertà, che è una conquista personale,
Certo che la fai anche assieme agli altri perché c'è uno scambio, perché la filosofia, lo dicevamo l'altro giorno, Ugo, è solo dialogica, è quella di Socrate, è solo nel dialogo che c'è l'accrescimento personale, individuale e collettivo alla fine, gruppale. Noi siamo scimmie familistiche, cioè gruppali, viviamo in gruppo, quindi dobbiamo, è un imperativo categorico, direbbe Immanuel Kant, uno dei fondatori della filosofia moderna. Cioè, dobbiamo partecipare, perché se non partecipiamo a qualcosa di pubblico, di sociale, a cominciare dalle riunioni di quartiere, a cominciare dal fatto che bisogna battersi insieme per avere il poliziotto di quartiere, io lo voglio, perché voglio stare sereno, tranquillo, perché io lavoro, pago le tasse e perché devo venire ad andare a casa col patema che mi sfondano la finestra, la porta finestra come ha fatto a casa mia e mi portano via i ricordi di mia nonna. No, io non lo voglio sta cosa lì, voglio il poliziotto di quartiere, voglio star sereno. Questo non vuol dire militarizzare uno Stato, no, creare le precondizioni della sicurezza sociale, punto. E credo che su questo siamo d'accordo tutti. Poi il come, il quantum, bisogna vedere. C'è chi parla di riarmarci tutti, sì, andiamo a finire come gli Stati Uniti d'America, vediamo come stanno bene. Stanno benissimo, guarda, ogni tanto qualcuno prende il Kalashnikov, fa fuori 50 bambini dell'asilo, comprese le maestre. Ma sì, ogni tanto cosa vuoi? Così, una stupidaggine. Quindi, discorso, io voglio, io pretendo dal mio Stato, dalle mie forze di polizia che mi proteggano e li pago, gli do una parte del mio stipendio, attraverso le mie tasse, perché loro facciano il loro lavoro. E io lavoro non, finché rispetto la legge, voglio stare sereno, pago le tasse e. Io nel mio stipendio do 750 euro tutti i mesi allo Stato italiano, all'USL, tutto quello che vuoi. Quindi qualche diritto potrei averlo, perlomeno di tornare a casa senza paura di trovarmi dentro qualcuno che mi punta un coltello? Direi che questa è la base della sicurezza sociale e un po' su questo i partiti politici si sono svegliati tutti. Poi c'è chi da un certo punto di vista fa un discorso appunto di riarmarci, di militarizzare quasi l'Italia, vabbè, non è il mio caso, però abbiamo una polizia di Stato ottima, che lavora benissimo, abbiamo dei corpi di Stato specialistici in vari settori, io parlo di quello che conosco meglio, che è quello della polizia che si chiama postale e delle telecomunicazioni, perché lavoro in quell'ambito lì. Ma la polizia che indaga sulle frodi elettroniche, cioè voglio dire, se tu paghi qualcosa con una carta di credito vengono rubati i soldi, le frodi. Chi ruba l'identità di persone? Una volta ho visto in televisione le persone intervistate, un muratore di Alghero piuttosto che una casalinga di Manfredonia, che non erano più loro. Anzi, erano diventati dei perfetti criminali che facevano questo, quell'altro, cioè, voglio dire, cioè, queste cose gravissime. Come non deve essere potenziato quel settore lì? Fino a poco tempo fa, pensate che volevano eliminarlo, eliminare la polizia delle telecomunicazioni, ma è quella che deve essere potenziata più di tutte, perché tutto è in rete, perché tutti siamo davanti a un Black Mirror. Signori miei, non voglio fare delle anglofonie gratuite, il Black Mirror è lo specchio nero, cioè l'Android che abbiamo davanti tutti i giorni, i nostri figli, i nostri amici, i nostri parenti, i nostri genitori, tutti. E tutto passa da lì, moltissimo passa da lì. Quindi, se quella cosa lì non è controllata, non è gestita in modo corretto, e questo prima di tutto è un discorso personale, ritorniamo al personale, all'educazione personale, all'informatica. E qui ci va un discorso profondo, importante, però io so di questi quasi colleghi, perché collaboro in quel settore lì, che per fare un lavoro corretto, anche, cioè individualmente e in maniera volontaria e spontanea, vanno nelle scuole a insegnare l'ABC dell'utilizzo di questi device, di questi dispositivi elettronici in maniera corretta per difendersi.
dallo strapotere di queste macchinette, questi device cosiddetti, no? Per parlare in maniera importante. Ecco, queste cose qua. Adesso io sto veramente vagando, però ritorniamo al discorso di prima. La libertà è partecipazione. E ritorniamo al discorso iniziale, ancora importantissimo, che è una scelta che sto pensando, maturando in questi giorni, e non mi interessa. Io ho un po' vagato nell'ambito della politica. Ho sempre stato ai margini, però mi sono sempre interessato. Perché? Perché comunque i miei studi, e per quelli che sono qui a parlare a voi, cioè i miei studi sociali, psicosociali, per questo sono stato invitato dal signor Saez a parlare di cose con un approccio che è il mio, quello che ho sentito in questo momento, ma con il supporto anche della regia, per me importantissima, che mi fa da contraltare, mi controlla in quello che dico, giustamente, e infatti su questo lavoreremo senz'altro con Ugo e faremo un bel lavoro. Ve lo garantisco che le prossime trasmissioni saranno interessanti, perché lo studieremo, perché noi lavoriamo sullo storyboard, attenzione. Minuto per minuto, che cosa si dice, come, quando, queste professionalità, siamo completamente dilettanti e volontari. Ma se facciamo una cosa, e questo ce lo insegna Papà Saius, la dobbiamo fare bene, se no non la facciamo. Punto, finito. Basta, non c'è altro da dire. Allora ritorniamo. La libertà è partecipazione. Dobbiamo partecipare, dobbiamo andare a sentire le iniziative di proposte politiche di ogni genere, da quelle di Salvini che propone una cosa sacrosanta, sacrosanta, poi come va argomentata e voglio dire, controllata, non lo so, però il fatto che la prostituzione, che è il lavoro più antico del mondo, è diffusissimo, basta entrare in un sito qualunque dove c'è una gonna che scende, ecco per dire, e non andiamo oltre, e voglio dire, ci sono, non ci sono più per strada, ma ci sono in rete tantissimo, tantissimo. Bacheche che incontri, che ci sono in tutte le province d'Italia, bacheche che incontri. Basta digitare questo, signori miei, si apre un universo. Fatto di ragazze dell'est, minorenni, ragazzine italiane che vogliono comprarsi la borsa di Gucci, tutto un mondo incredibile, incredibile, di gente che offre il proprio corpo per prostituirsi, appunto. E tutto questo è sommerso, signori miei, non passa nulla dall'erario. Da Equitalia e quant'altro. E quindi i signori in Germania, in Danimarca, in Svezia, in paesi cosiddetti avanzati, che non è vero, però comunque sono, evidentemente sono più svegli e meno oppressi da qualcuno che in maniera retriva, conservatrice di dominio delle coscienze, non ammette che ci siano dei salti in avanti su questo. La notizia della fine 2017 del biotestamento è una vittoria enorme per l'Italia, enorme, perché nella terra di sacra romana chiesa cattolica ottenere questo non è roba da poco, non è facile, ve lo garantisco. Io non ce l'ho con la Chiesa Cattolica in assoluto, ma con alcune deviazioni interne, retrive, appunto, conservatrici in maniera assoluta per tenere sotto controllo il proprio gregge, praticamente. Questo dicono i signori preti, il proprio gregge, no? Pascolare il proprio gregge, lo diceva Gesù di Betlemme. Quindi, poi come è stato usato le sue parole? Penso che sia una delle operazioni più, e qui mi espongo, mi dispiace Ugo, tagliami se vuoi, però è un'operazione che veramente di sconfessamento di quello che erano le prerogative iniziali del cristianesimo, insomma, da quando è stata,
porta la prima pietra dal povero San Pietro che non ha le colpe, è stato usato lui. Miro, scusa se ti Sì? interrompo, è un argomento Sì? molto vasto questo qua, forse anche troppo, quindi non Assolutamente. basterebbe una sola puntata. Hai Diciamo che ragione. io l'unica cosa che mi sento di dire e di dire comunque ai nostri ascoltatori, ma in Sì. generale anche a me stesso, Sì. è di fare distinzione, secondo me, tra religione e in sé, la religione cristiana e la Chiesa. Cioè, da fare una bella distinzione, Perfetto, attenzione, è questo perfetto, qua, volevo perché dire magari quello. possiamo non essere d'accordo su alcune scelte fatte magari dalla Volevo dire Chiesa, quello. ma non vuol dire che non siamo in qualche modo a favore della religione. Cioè, Assolutamente. la fede serve perché aiuta molto le persone, su questo è innegabile. Poi Assolutamente, ognuno può pensarla come vuole o come gli pare, ma io assolutamente. No, no, ma mi io sento solo di hai dire di fatto fare, bene, ma non è Ugo. per te, io parlo proprio in generale, cioè No, 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 di no, no, fare ma comunque hai fatto distinzione. bene perché a Attenzione. dirmi questo. Sì, Perché, ma scusa. soprattutto per, ma anche perché, senza offendere nessuno, magari perché magari qualcuno potrebbe sentirsi in No, qualche modo offendere mai. offeso, non, Offendere ma più che mai. offeso, risentito, non tanto offeso, assolutamente, per carità, perché poi allora si dovrebbe entrare in ambiti, come dicevo, ancora più profondi, perché poi abbiamo gente che crede in quello, ma non in questo, cioè, Come come no? Come dico, no? è un discorso piuttosto ampio. E Sì. controllavo ulteriori notizie in merito, non solo ovviamente su quella che ho dato all'inizio, ma non c'è nulla di nuovo sul fronte occidentale. Passami questa per favore. Certo. No, l'unica c'è una notizia, non è una notizia fresca, seppure è di giornata. La paura del Papa per la guerra nucleare, secondo lui siamo al Poi. limite. Secondo lui siamo al limite, questo l'ha detto. Adesso il Papa è in viaggio verso Santiago del Cile, arriverà stasera, barra stanotte, ora italiana, mezzanotte dovrebbe essere, all'incirca, quindi. Però per il resto non ci sono notizie. No, interessante, riprendiamo proprio questa qui del Papa che ho notato nei suoi viaggi, che nel momento in cui è in aereo dice le cose più, diciamo, esposte, diciamo, più aperte, più innovative o più sulle questioni appunto sociali, Miro, politiche del scusami, mondo. ma magari l'aereo gli Sì? ispira. C'è gente che quando si siede sul gabinetto si ispira e magari il Papa si ispira quando è in aereo. Esatto. No, no, però è esattamente così, cioè, non sono io che lo dico, sono i magazine che l'hanno registrato, Repubblica, non so, o l'Espresso, quant'altro. È interessante questa cosa qua, perché in fondo lui lì in quel momento non è più il vescovo di Roma, non è più il pontefice, ma è uno in viaggio, no? È un pellegrino, perché loro dicono così, è un pellegrino che sta andando in una destinazione per portare la nuova novella, la buona novella, o comunque portare pace, bene e atteggiamento liturgico corretto nei confronti della loro religione, rispettabilissima, che io non volevo offendere niente, nessuno, e in quel momento lì appunto è sospeso e può dire le cose che dice l'uomo Bergoglio, perché non dimentichiamo, insomma. Questo signore è un uomo di 70 anni, con un'esperienza, una vita personale, uno che da giovane è stato anche innamorato, l'ha dichiarato lui, insomma, una persona, no? Cioè, voglio dire, non è solo l'abito che porta questa persona qua, è un figlio di immigrati, italiani, cioè, è tutte queste robe qua, quindi assolutamente rispettabile. Persona intelligente, con una grandissima cultura, perché è di cultura gesuita, e i gesuiti Lo hai sono comunque. ringiovanito, Miro, al Papa? Ne te ne sarà Sì, grato. eh? Ha 82 anni. Li farà quest'anno, Quanto? 82. 82? Li deve Porca fare miseria. quest'anno. Ma sai, ma crescere nella terra dove si balla il tango e la salsa aiuta. Aiuta molto. Sì, infatti Aiuta molto. Sud America non è glieli un si danno. posto. Un posto stupendo, tutto in Sud America. Io non lo conosco, nel senso che l'ho visitato, sono andato solamente in Centro America, però ho avuto l'occasione di conoscere, anzi, la madre di mio figlio proviene da lì, da quella terra lì, proprio da Santiago del Cile. Quindi lo posso dichiarare, la mia ex compagna, e va bene, questo è,
ma che comunque abbiamo ottimi rapporti, soprattutto è ancora la mamma di mio figlio, ha un ottimo rapporto con la sua mamma, e questo è bene, è tutto bene, e quindi conosco quella terra, conosco le persone che ci hanno vissuto, insomma, così, vabbè. Ritornando a prima, una precisazione, tu hai fatto benissimo perché si apriva un Grand Canyon che era impossibile da colmare. Io ribadisco a mia difesa che comunque io sono battezzato e quindi sono cristiano in quanto tale, ho frequentato le parrocchie, i preti, sono andato a messa fino a 16 anni, ho fatto il Boy Scout, quindi ho creduto profondamente nella religione cristiano-cattolica romana. Poi ho preso le mie distanze crescendo, ho fatto i confronti, i paragoni, è quello che ho studiato, è quello per cui sono qui a parlarvi, analisi comparativa. E sono arrivato a alcune deduzioni. Sono in più in una terra che era ghibellina, cioè quindi antipapalina, e non guelfa come Bologna, Modena e quant'altro, però abbiamo avuto il dominio papale fino a 150 anni fa, e noi lo conosciamo bene il dominio papale, purtroppo. Quindi tutto il potere e lo strapotere, possiamo dirlo, temporale della Chiesa, lo strapotere. Ha cominciato a parlarne Dante, non io, Dante ha cominciato a parlare di alcune malefatte dei pontefici, quindi li ha messi nell'inferno, non io, lui. Bene, detto questo, noi fino a 150 anni fa, e qualcuno ancora si ricorda, perché il suo trisavolo ogni tanto gli appare in sogno e dice guarda che comunque… cioè, vai bene andare in chiesa, a fare carità, a fare del bene agli altri, a pregare, tutto quello che vuoi, però ricordati che c'è anche la doppia faccia di quelle persone lì che abitano le chiese italiane, che sono bellissime. Io entro in tutte le chiese perché solo il respiro del silenzio mi riempie il cuore, benissimo, oltre che l'arte che ci sta attorno, dentro e fuori e dovunque, che si respira attorno alle chiese italiane. Quindi ci mancherebbe che io non ami le chiese e che non dia il valore importantissimo della ispirazione religiosa e della spiritualità. Su questo non c'è discorso e si apre un capitolo importantissimo che porteremo avanti e che faremo. Io su questo sono apertissimo e sono assolutamente… tutto il discorso del potere temporale, mi lasciate purtroppo lo spazio per avere la mia opinione. Tutto qua. Detto questo, ritorniamo invece al centro del discorso che mi ha ispirato la regia, in questo caso il buon Ugo, che è qui con me ad ascoltarmi e che appunto mi ricorda, e ti chiedo conferma, in dicembre del 2016 è stato votato esattamente questo corso sulla Costituzione, aiutami Ugo. Esattamente, il 4 dicembre del 2016. Perfetto, si è votato quindi per esattamente, scusami che me lo ricordavi. Praticamente era un referendum costituzionale in cui si votava per modificare l'attuale Costituzione italiana, semplicemente da dire sì per la modifica, seconda parte no della Costituzione, per non modificarla. Ha vinto il no, a mio avviso, fortunatamente, perché la Costituzione italiana, a mio avviso, non va toccata, bisogna solo seguirla, semplicemente. Però non è, a mio modesto avviso, una vittoria al 100%, perché purtroppo il no ha vinto, ma ha vinto che con una percentuale secondo me fin troppo bassa, a malapena si arrivava al 60%. Quindi con una grande astensione, vero? Più che grande, no, rispetto alle votazioni precedenti c'è stata la maggiore attenzione delle persone nell'andare a votare. Purtroppo il discorso è questo, è stata fatta una campagna, qua lo dico apertamente, fu fatta una campagna pubblicitaria abbastanza aggressiva nel far votare il sì, quindi nel voler modificare la Costituzione. Questo a mio avviso, ribadisco, questo è il pensiero mio di Ugo, questo a mio avviso certo, è stata una certo. bella fregatura, per non dire di peggio. Non voglio dire di peggio, perché a mio avviso la gente è fuorviante, cioè hanno cercato di manipolare il pensiero delle persone. Io penso sempre che vuoi fare una bella cosa, metti la Costituzione, che non è da poco, lo sappiamo bene, la fai leggere,
fai valutare ai diretti interessati, ma non che provi ad inculcare a forza o con mezzucci. Perdonami, ma lo voglio, ribadisco, mi prendo la responsabilità di quello che dico, con Mezzucci, Certo. nel voler pilotare in questo caso un voto. E la gente deve sentirsi libera di votare come gli pare. Possiamo non essere d'accordo sul voto delle persone? Sicuramente, ne parleremo in una giusta sede, ma non è giusto, a mio avviso, che si venga pilotato il voto di qualcuno o che comunque gli venga indotto a votare in un determinato modo. Io non posso dire di conoscere la Costituzione italiana, mea culpa, parlo per me, non voglio parlare per milioni di persone che magari come me non la conoscono. Ho cercato in qualche modo di leggere in 5 minuti, non ti leggi niente, che sia chiaro, ma cercare notizie tramite internet, proprio per farmi meglio un'idea di come è strutturata la Costituzione italiana. È in programma ovviamente per me di volerla. Io sono, anzi, chiedo aiuto alle persone per chi la Approfondire, conosce, di diciamo, approfondirla, anche approfondire. aiutarmi ad approfondirla, ma soprattutto perché penso che c'è gente, come hai detto tu in precedenza, c'è gente che è morta anche per arrivare a dove siamo arrivati. Poi Come ribadisco, possiamo essere a favore o contro sul discorso dell'Italia come paese unito e via dicendo, ma questo è un altro, non è l'argomento di discussione. L'argomento di no? No. discussione è stato quanto la gente è andata a votare su questo referendum del modificare appunto la nostra amata Costituzione. E io qua ho Bene, preso da internet. mi aggancio qui e quindi sono obbligato a questo punto a dire quello che so io sull'argomento, che non è tanto, non sono un giurista né uno specialista della Costituzione, però la storia la conosco e conosco le modalità in cui è stata scritta la Costituzione, perché si parla della Costituzione come risultato, no? Giustamente, perché è un documento sulla base del quale ci sono fondate le leggi italiane. Ok? Bene. C'è la prima parte che è quella valoriale, cioè i valori di fondo. La Repubblica italiana è una Repubblica, cioè la Repubblica italiana è fondata sul lavoro. Bene, qui una battuta ci sta, scusate, perché così stemperiamo un po', perché siamo troppo seriosi. Una mia compagna di tempo fa diceva, l'Italia non è la Repubblica fondata solo, l'Italia è una Repubblica fondata sulla Gazzetta dello Sport. E con questo diceva qualcosa che comunque non è che non è vero, perché cioè, l'italiano medio se non ha la Gazzetta dello Sport non parla, perché c'è il calcio, bisogna parlare, cioè, bisogna essere informatissimi. Allora, se questo Scusami se ti interrompo, attenzione, dobbiamo chiudere. dobbiamo chiudere assolutamente. Che peccato, comunque continuate ad ascoltarci, Ma questa è di che cosa teniamo stiamo l'argomento per la parlando? prossima volta, casomai. Assolutamente, l'approfondiamo e andremo a parlare proprio di Costituzione italiana, che non è una cosa da poco, che è quello che ha unito gli italiani, perché nella Costituente c'erano gli ex fascisti come anche i più acerrimi comunisti, cioè nel senso proprio i più estremi. E comunque hanno creato qualcosa sulla base della quale abbiamo avuto 50 anni di pace e di democrazia in Italia. E quindi è importantissimo. Punto. Con questo io vi lascio, vi abbraccio tutti, il condominio di Radio Saius, e vi aspetto fra 15 giorni per una nuova trasmissione della miniserie I Nuovi Compari, che siamo io e la regia, in questo caso Ugo. Ok? Vi saluto tutti e a presto. Mi accodo ai saluti, grazie Miro, e a fra 2 settimane. Buona serata e buon ascolto con i programmi di Radio Science. Ciao!